Andrea Scanzi a Pieve di Soligo. Firma nota de Il Fatto Quotidiano, il giornalista e conduttore televisivo giovedì 20 settembre ha incontrato il pubblico all'interno dell'auditorium Battistella Moccia per presentare il suo ultimo libro, Con i piedi ben piantati sulle nuvole, il racconto di un viaggio nell'Italia che resiste. Ho visto un'Italia sofferente, inutile nasconderlo, ho visto un'Italia smarrita, un'Italia che non riesce ad appartenere, è un concetto che mi ha sempre affascinato, ne parla tanto Gaber, questa cosa meravigliosa quando ti senti parte di un progetto, quindi appartieni a un'idea, a un sogno, a un popolo, a una famiglia, riesci a dire noi e non dici più io. Ecco, questo senso di appartenenza lo trovo smarrito nell'Italia di oggi. Trovo un'Italia che resiste, quindi il libro non è un libro apocalittico, tutt'altro, è un libro pieno di persone che ce l'hanno fatta. Però è un libro pieno di persone che ce la fanno, ma che al tempo stesso si rifugiano un po' nel privato. È come se dicessero abbiamo fallito come Stato, abbiamo fallito come Paese, abbiamo fallito come Nazione, accontentiamoci di fare una vita bella io, la mia compagna, la mia famiglia, perché esistiamo soltanto noi. È legittimo, a volte viene voglia anche a me di fare questo ragionamento, ma se ragioni così significa rifugiarsi appunto nella casa in collina, come faceva un personaggio del libro di Pavese, ma significa anche non avere più nessuna fiducia nei confronti di questo Stato. Legittimo, ma anche molto triste. L'appuntamento, che per l'occasione ha riempito la sala auditorium della biblioteca comunale, è rientrato all'interno della rassegna culturale Pieve Incontra, condotta dalla giornalista Adriana Rasera. Quando io ascolto i Pink Floyd, mi capita spesso, e non solo loro, Springsteen, chi volete voi, certo che ascolto Wish You Were Here, però poi mi diverte andare ad ascoltare anche le tracce più nascoste. Giornalista e scrittore, ma anche autore e interprete teatrale. Andrea Scanzi ha dialogato attorno al tema del viaggio e non solo, raccontando le persone e le vicende che hanno reso particolari i luoghi da lui visitati. Con i piedi ben piantati sulle nuvole, rappresenta una raccolta di aneddoti legati a un viaggio sentimentale che si propone anche di essere una sorta di esortazione per i lettori. Ogni cosa che io scrivo, dico, faccio, che sia un post su Facebook, che sia questo libro, che sia uno spettacolo teatrale o che sia un'apparizione televisiva, vuole essere anzitutto quello. Vuole essere una provocazione, una carezza, uno schiaffo, ma tutto questo è volto per suscitare una reazione possibilmente positiva nello spettatore. È come se io spesso vedessi gli italiani, i lettori, gli spettatori avvolti da un torpore spaventoso, come se fossimo tutti un po' addormentati e ci fosse bisogno di qualcuno o qualcosa che ci sveglia. E secondo me un giornalista, uno scrittore, un intellettuale, chiunque ha un microfono, ha una grande fortuna perché può cercare di svegliare le persone che ha davanti. Non significa poi che loro la pensino come me, tutt'altro. Significa però dare delle chiavi di lettura e cercare che questo torpore generalizzato smetta o cessi di esistere.